Nerazzurra si presenta al big match a punteggio pieno con la coppia gol Cimino Miglia Vacca, 28 reti in due tra campionato e coppa. Vittorino in buona condizione dopo la vittoria casalinga con Amici di Max e la più seria candidata ad insidiare il primo posto degli uomini di patron Salvatore Vuolo, presidente di Pizzeria Grotta Azzurra. I due mister inizialmente presentano entrambi un 3-5-2 molto coperto. Ed allora andiamo con le immagini. Il primo squillo è griffato Baragato, che approfitta di una distrazione difensiva, colpisce di destro Nazzola, li nega l'immediato vantaggio. Poi ci prova poco dopo su calcio di punizione Torre, debole centrale la sua conclusione. Decimo minuto, altro blackout che stavolta ad opera di Galluzzo. Corbellini decide di calciare in porta, zero pericoli per Ongeri. Ma al primo capovolgimento Grottazzurra passa in vantaggio. Miglia Vacca va via sulla fascia destra, con l'esterno apparecchia per Cimino, che non sbaglia, sesto gol in tre match di clausura per lui. Sul finire della prima frazione si rivedono in avanti i biancorossi, che trovano un buon cross dalla destra in cornata di Frovi, palla alta. Con l'immagine a cura della regia di Kai Piacenza passiamo alla ripresa. Magnifica doppia giocata di Miglia Vacca, azione che però non si conclude nel migliore dei modi. Ed ancora il numero 7 che crea superiorità numerica. Cimino fa tutto benissimo ma perde lucidità nel momento di calciare e spreca. Minuto 22, ogni azione prende luce da Miglia Vacca, che salta i difensori come Birilli. Assist al centro per Birri, che da lì non può fallire. 2-0 Grotta Azzurra, la firma del colpo di mercato dell'ultima ora. Ultima parte di gara a tinte blu, Galluzzo non crea pericoli con questa conclusione da distanza siderale. Fa più paura la discesa palla al piede di Nikolov, che però nel momento clou si lascia ipnotizzare da Fittabile. E dal centro sportivo Calamari di Piacenza, Pizzeria Grottazzurra batte Vittorino 2-0.